Questa trasmissione si occupa di cortometraggi di cinema indipendente, di cinema o video, cioè che non ha una produzione alle spalle, ma viene realizzato con mezzi estremamente limitati. La trasmissione è ad opera di Corte Tripoli Cinematografica, un'associazione culturale senza scopo di lucro con sede a Pisa. I registi che noi vedremo all'opera però non sono esclusivamente di Corte Tripoli Cinematografica, ma provenienti anche da tanti altri cineclub di tutta Italia. Salve a tutte e a tutti, mi chiamo Claudio Metallo e sono un documentarista e un regista. Sono nato a Campora San Giovanni, in provincia di Cosenza, ma per lavoro sono continuamente in viaggio. Le immagini che state guardando sono tratte da alcuni dei miei lavori, proprio alcuni di essi li potrete vedere questa sera. Dal 99, anno in cui ho realizzato il mio primo cortometraggio, ne ho realizzati più di 30 fra documentari, fiction, videoclip, spot. Ho lavorato per varie case di produzione e molte emittenti televisive, tra cui ad esempio Al Jazeera, per cui ho realizzato documentari per i canali tematici Al Jazeera Documentary e Al Jazeera Children Channel. Ho collaborato con Riccardo Iacona per la prima serie della trasmissione di Rai 3, Presa Diretta, e sono tra gli autori della telestrizza di Bologna Teleimmagini. Ho collaborato anche con Current TV Italia, ed in particolare con la trasmissione d'inchiesta giornalistica Vanguard. Uno dei lavori a cui tengo di più sicuramente l'ho realizzato tra il 2002 e il 2003, quando ho scritto, diretto e montato la prima fiction del circuito Telestreet, Brutti, Sporchi e Cattivi, Storie di Poco Conto, 42 puntate, tutte visionabili e scaricabili dal sito robavideo.net. Brutti, Sporchi e Cattivi, o BSC come la chiamavamo noi, è stato uno dei primi prototipi delle attuali web series che sono tanto di moda oggi, però l'abbiamo fatta circa 10 anni fa. Mi sono dedicato anche all'insegnamento, delle cose che ho appreso lavorando e da vari compagni di strada che ho incontrato durante la mia vita. Ho tenuto seminari e corsi all'Università della Calabria e all'Università di Bologna, dove tra l'altro mi sono laureato nel 2005 con una tesi sperimentale sulla produzione televisiva nell'epoca delle telestreet e dell'esplosione della distribuzione video in rete. Collaboro con alcune riviste, tra cui Cultura Calabrese, Il Marsili Notizie, Terre Libere e saltuariamente con La Voce delle Voci. Mi piace molto scrivere e di recente ho pubblicato il mio primo racconto, Costa del Re FC Football Clan, con una casa editrice di Bologna, Agenda Edizioni. Comunque, il mio mezzo di sostentamento e anche la mia principale passione è il documentario. Ho realizzato molti film documentari, tra cui Gusto Critico, che potete scaricare da internet, che è il primo documentario sui mercatini biologici e i gruppi di acquisto solidali realizzato in Italia. Tra i miei lavori più importanti c'è sicuramente Fratelli di Tab, Effetti collaterali del treno ad alta velocità, che potete trovare anche su in rete, scaricarlo e vederlo quando vi pare. Questo documentario ha vinto moltissimi premi, insomma è andato molto bene. I premi più importanti che ha vinto probabilmente sono il 10° Festival dei Diritti Umani di Buenos Aires, oppure il Premio del Pubblico all'Ecologico Film Festival, oppure il Sila Festival 2010, solo per citarne alcuni. Altri lavori a cui tengo molto sono sicuramente Paesà, Storia di migranti in Campania, sulle condizioni di vita e di lavoro dei migranti nella zona di Castelvolturno, Caserta e Napoli, oppure Un Pagamo, La Tassa sulla Paura, di cui stiamo vedendo alcune immagini, un reportage prodotto dall'Arci, in particolare dall'Arci di Pavia, sul problema del pizzo, delle estorsioni, del racket. Il documentario è girato esclusivamente nella città calabrese di Lamezia Terme, che è la terza città della regione, ed è un racconto di come i commercianti in città si siano riusciti a ribellare al potere delle cosche dell''ndrangheta che imponevano loro il pizzo. Fatto molto importante perché in uno dei quartieri di Lamezia Terme, Nicastro, è stato ritrovato il primo codice dell''ndrangheta nel 1888, quindi questo dà la dimensione di come il fenomeno sia pervasivo in quelle zone e quindi dà maggior valore a quello che i commercianti sono riusciti a fare, cioè ribellarsi all''ndrangheta. Anche questo documentario ha ricevuto parecchi premi, tra cui l'EFEBO Corto Film Festival 2012, il premio per l'impegno antimafia a Roma Art Meeting, il Valbormida Film Festival, ha vinto il Festival di Gedi nel 2011. Il mio ultimo lavoro si intitola L'Avvelenata, cronaca di una deriva, ed è un'operazione di recupero della memoria. Parla del ritrovamento dei rifiuti tossici seppelliti vicino al fiume Oliva, in provincia di Cosenza,
e della conseguente rivolta degli abitanti della zona per chiedere immediatamente la bonifica di quei territori. Tra poco invece vedremo altri quattro lavori che ho realizzato negli ultimi 2 anni e sono Le tre leggende di Istanbul, che è un documentary, è un finto documentario che ho realizzato proprio ad Istanbul mentre giravo un videoclip per un gruppo bolognese, il Barresi Project. E a tempo perso con la mia telecamerina ho girato 3 storie nella città del Bosforo. 3 leggende, appunto. Una di esse è una vera leggenda, che viene raccontata anche ai turisti in città. Le altre due le ho inventate io, insomma, scoprite voi quali sono. L'altro lavoro si intitola Amantea Bombardata ed è un'intervista che ho realizzato proprio ad Amantea, una cittadina in provincia di Cosenza, che nel 1943 è stata bombardata dagli alleati. Sono riuscito a trovare una delle ultime testimoni di quella tragedia, che era emigrata negli Stati Uniti, e l'ho intervistata e riportata sui luoghi del bombardamento per farmi raccontare questa sua tremenda esperienza. Altri 2 lavori che vedremo sono 1200 circa, che è uno spot di denuncia per sensibilizzare la gente sulla questione delle morti sul lavoro, una delle tante piaghe del nostro paese. Il corto è stato realizzato da me insieme ad alcuni studenti, Renata Bertocchi, Giovanni Tomaino, Riccardo Serafini e Simone Zucchelli, che hanno seguito un corso di videodocumentazione tenuto da me a Pisa nel 2012. L'altro lavoro si intitola Ice, una storia infelice. Ed è un altro corto di denuncia e parla delle migliaia di persone che hanno vinto un concorso pubblico in Italia ed attendono da anni di essere finalmente assunti. Nello specifico, lo spot che ho girato è stato finanziato dal Comitato dei Vincitori di Concorso dell'Istituto del Commercio con l'Estero, l'ICE appunto, che sono più di 100 persone che attendono di essere chiamate a lavorare ed hanno anche già ricevuto la lettera di assunzione. Molti dei miei lavori comunque potete trovarli in rete, basta che andate su Google e digitate il mio nome, Claudio Metallo. E compariranno un po' di pagine che parlano di me, oltre ai miei contatti e alla mia pagina Facebook. Buona visione. Mazzo, quanto sono grossi. Istanbul ist eine Stadt von etwa 15 Millionen Einwohnern. Es ist der Ort, wo sich Ost und West begegnen, wo die Kulturen verschmelzen und zusammenleben. Die Stadtviertel von Istanbul sind der Spiegel dieses Zusammenlebens. Beşiktaş, ein Wohnviertel und Sitz der gleichnamigen Fußballmannschaft und des Königspalastes Dolmabahce, zuerst Palast des Sultans und dann von Mustafa Kemal bzw. Atatürk, dem Vater des türkischen Vaterlandes. Dolmabahce ist heute ein Touristenziel,
aber immer noch kontrolliert von der türkischen Armee, einer hoch angesehenen Institution. Gut, alle! Abrast euch! Sana, dön! Selam, dön! Kayıt! Mehmet'in sıkıma hatta! Mehmet'in bu kadar sabah teslim ediyorum komutanım! Murat Koşan İzmir! Mehmet'in bu kadar olarak teslim alıyorum komutanım! Konsoluna! Marş! An dieser Kreuzung der Kulturen, der Tradition und Modernität, der Religiosität und des Laizismus sind viele Legenden entstanden. Einige liegen verborgen in den Nebeln der Zeit, als Istanbul noch der Sitz des Osmanischen Reiches war. Eine der bekanntesten Legenden ist die Entdeckung der Basilika-Zisterne Yerabatan Sarnici von Justinian im Jahr 532 gebaut. Man erzählt, dass der französische Naturwissenschaftler Petrus Gilius zu einem Abendessen mit frischen Karpfen eingeladen war. Frisch gefangener Karpfen, wie der Gastgeber Hisir Gokan Unal sagte. Hisir wohnte gerade über einem der Löcher, die in die Zisterne führten. Der Gastgeber sprach mit dem Gelehrten über viele Sachen und bot ihm eine Tasse Tee an und er nahm das Wasser, indem er einen Eimer in das Loch im Boden sinken ließ, das aus dem Esszimmer in den Keller führte. Der Wissenschaftler war sehr überrascht. Aber seine Verwunderung war noch größer, als er sah, dass die Fische aus demselben Loch gefangen würden, aus dem das Wasser für den Tee genommen wurde. Den Tee ausspücken, den er gerade trank, rief Petrus Gilius: Karpfen in Istanbul! Und bat Hisir, mit ihm in den Keller zu gehen. Hier realisierte er, in einem römischen Bau zur Wasserspeicherung zu stehen. Eine andere Legende ist die Hagia Sophia verwickelt. In einer der Tragsäulen des gesamten Bauwerks, das zuerst Kirche, dann Moschee und schließlich Museum geworden ist, da ist ein Loch, in das ein Finger hineinpasst. Nicht der Mittelfinger, aber der Daumen. Wer auch immer seinen Finger in dieses Loch steckt, wird von jeder Krankheit geheilt.
Im Jahr 1466 erlitt der Sultan Selim der Dritte, Sohn von Murad II., ein Attentat, das von einer seiner Konkubinen, Kojem Gojleme, geplant wurde, die zusammen mit den anderen Ehefrauen im Harem des Topkapi-Palastes wohnte. Sie, die mit Ishalim, dem Führer der weißen Eunuchen, unter einer Decke steckte, wollte der Sultan beseitigen, um seinen Sohn Balik auf den Thron zu erheben. Kojem machte Selim betrunken und versuchte dann, ihn in eine Badewanne zu ertränken. Der Sultan aber würde von seiner Katze Bugra Kedifusil auf wundersame Weise gerettet, die sein Haustier, aber auch sein Leibwächter war. Nach der Tat gab der Sultan Bugra Kedifusil die Aufgabe, ein Leibwächterkorps zu bilden, das nur aus Katzen bestand, die über sein Leben wachen sollten. Im Gegenzug wollte der Sultan den Katzen dreitägige Mahlzeiten geben und jeden Freitag eine doppelte Ration aus Kofte, dem berühmten türkischen Fleischbällchen, welche die Leib- und Magenspeise von Bugra Kedifusil und seinen Freunden war. Mit dem Beginn von Atatürk endete definitiv das Osmanische Reich und der türkische Staat entstand, der sich als Republik bildete. Atatürk kämpfte für die Säkularisierung des wachsenden Staates und versuchte, jede verwaltungsmäßige und politische Spur des Reiches der Sultane auszulöschen. Im gleichen Jahr erklärte er das Sufi-Gebet für illegal, das in den berühmten Tänzen der Derwische gipfelte, und auch das Korps der Katzenwächter würde aufgelöst. Über die Sufi sind viele Zeugnisse erhalten. Über die Katzen hingegen würde jegliches Dokument und jeder Beweis, ob auf Papier oder Fotografien, zerstört und durch Fälschungen über diese Epoche ersetzt, in denen man sowohl über Bugra Kedifusil als auch über seine tapferen Kameraden kein Wort verliert. Trotzdem sind die Einwohner Istanbuls den Katzen zugeneigt geblieben, die immer bereit waren zu kämpfen, aber auch zu schnurren, wenn die Kinder sie liebkosten. Das ist nie vergessen worden. Und tatsächlich, Istanbul ist voller Katzen, als Zeichen der Freundschaft zwischen den Katzen und den Einwohnern. Viele dieser pelzigen Tierchen bewahren noch heute den antiken Kampfgeist, der sie zum gefürchtetsten Korps der königlichen Wachen machte, das jemals existierte. Oh,
Quando è che siete emigrato, signore? 68. Prima davanti a che facevate? Com'era? Siete stati sempre davanti a? Davanti a nuovi miei parchi. Ho morto mio figlio il pesce e poi chiamava Benet, al mercato, io in campagna, tutti i parchi. Abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato che tenni qua. A spendere solo la mia giusta, che se caso uno capa l'altro. Se volevo fare un'operazione, sono quello perché lo si cae e tenni un caparcato. E mi volevo fare un'operazione, ma io me l'avevo voluto fare perché a sei età c'è tutto il torso, tu mi hai una garantita, che io posso camminare, che mi posso fare una cucchiaia di pastina, allora va bene, se no non mi tocco proprio. A te garantita non te la posso dare, quando mi ha detto così, figlio, ma no, lasciate dire e basta, capito? Ma l'inglese voi l'avete imparato mai? Avevo 50 anni, quando sono venuto da figlio, come avete imparato, e lavoro sempre con italiano, sempre italiano. Una guagliona nera cerca, mi aiutava a imparare, ma poi sono aiutata la California, signora Massa. Ma domani era soldato, non si poteva sposare soldato. Però dopo io avevo fatto una domanda per poter sposare. Allora, mentre avevo fatto la domanda, manca l'imbucato che mi aveva fatto Giannetti, ho messo Giannetti. Allora è venuta che si poteva sposare. Avevano fatto 7 anni e mezzo si poteva sposare. E non mi sposato, ho 41. Però sono stata fidanzata 9 anni. Lavoravate, no, io avevo creato un piccerello, ma domani era soldato, non faceva niente, era la verità. Ha fatto 8 anni di soldato, Marco, 8 anni di guerra. Dalla guerra dell'Africa, del 32, 36, 36, 36 a guerra dell'Africa, e lui è partito il 36 a dicembre, così che andava a calcio di dicembre. E poi si è raccolto dopo 8 anni. Ma è venuto, le gente veniva. Poi è stata all'era, alla Sardegna, è stata 4 anni, c'è stata là. Poi l'hanno portato a Messina. I fanno ce le fanno, c'è troppa presa perché non c'era materiale, non c'era personale, non c'era niente, erano tutti soldati in gente, capito? Ne davano 100 grammi di pasta ogni 15 giorni, e 100 grammi di pane giorno, 100 grammi di pane giorno e 100 grammi di pasta ogni 15 giorni. Ogni tanto viene, noi diciamo, la tartana, prendiamo un po' i trelli, e lo so come facevano i fuochi con gli abbini, si arrovogliavano dentro uno straccio e gli erano casa a casa le venire, perché non poteva venire. Non ci poteva venire a mare, che era chiuso per un fatto di sicuro, che se vuole venire cosa. Com'era la situazione pure davanti a te? Vi ricordate? Era calma, era tutto cose buone, solo c'era il guardalegno, chiamavamo noi, una caccia che veniva due pondo e chi ha accorto e faceva il tragitto, perché aspettava su merci. Che era che carichi il benzina. E dentro la mano, sapete, che c'era quando hanno bombardato che mezzogiorno, tutta l'acqua che appicciava dentro la mano. Fino a l'esca che già il mare già pulito i fiamme. Ma tutto da qua! No, segnalate da sopra! Sentiamo venire un fischio sopra qua stile. E gli chiudi giusto alla casa di Don Tommaso Iorici. Là, che c'era il pondo. Come è caduta la bomba? È scoppiato tutto cosa, tutto, hanno pigliato proprio il pondo, figlio mio, perché sopra era si vede tutto cosa, in terra si vede tutto. E loro hanno pigliato proprio il pondo, che sono due ponti erano, no? Uno che ci passava in camion germanese, per la passare in lei, e un altro che era abbandonato, non c'era niente sotto, c'era una terreno. Il ponte era qua, che se il ponte, e un altro ponte era qua. E loro qua hanno detto, è venuto in là così, giornata qua. Tanto c'era differente, ora c'erano fatto scoccia, c'erano cose, tanto. Io sono pronto. E qua c'era la città. E l'hanno per proprio pronto preciso. A del giù tutto il palazzo si è sprofondato, i muri sono rimasti, ma il palazzo si è sprofondato. E ci sono morti, Don Tommaso. Ha nipote con due creature. E non c'è nipote, tutti morti. Non c'è stato niente che lì là. E là c'era una porta che scendeva e pigliava la cantina, pigliava lo store. Allora poi, che la creatura era chiusa a pigliare un po' di vino, per lo porto, per la sua, non so se ne era dentro, che stava pigliando un vino, era morto. Dopo io cavano qua lo tavolato, uno che era il padrone che aveva lo store e un altro che io cavava le carte. E sono morte, 3 persone che dentro ci sono morte. E 2 sono rimaste salve. La vecchia e lo figlio. Poi sono scesa domani alla casa mia e giù c'è un ubeco, una scalanata
E là c'era la capi da giudice, la testa da giudice, che sta così proprio, con i capelli anche. Casa mangiavano due gatti. C'erano due gatti che mangiavano là. C'era papà mio con me, che mi accompagnava, perché era tutta strasolomata. Con la testa da giudice era dentro stretto, casa mangiavano i gatti. Da su? Sì. Mazzotto Giuseppe si chiamava, era caldo. A questo qua, a capuzza qua e le peduzze qua. Ci mancavano i peduzze e le andare a era morto, poverino. E poi qua, quando si è arrivata alla casa mia, qua, è visto che era morta, la cognata mia e tre creatori. Dove erano come i capretelli, quando ammazzano i capretelli, gli ho detto che uno ci mancava la pellicella qua e non di cagliere cosa erano fatte. E uno, a mamma su coglieva dentro il seno. Dentro un grembiale, su cogli a pezzoli tanto così come un pesce spazio, dalla quale nero proprio come un pesce spazio. La mamma sua appoggiata così, lo grembiale aveva così, e si pigliava le pezzali del segno. Così. E così faccio prima. Non ci ha fatto niente, caro, non stavano buoni. Non ci ha fatto niente. Qua c'è stata una signora. Sotto e sopra stava caccato. Là stava lì, sul barcone, e si porta. Ma quindi questa era la casa vostra? Sì. La cognata mia è morta qua. Però non era da così a strada. C'era un gradino che ho dato e la cognata mia è morta qua. Qua. Era così appoggiata. Era appoggiata così. Stanno in questa renda qua. Era appoggiata così. È caduta qua, con le gambe spezzate, e qua c'erano tre creature che aiutavano. Avete saputo che è fredda la guerra? Oh, figlio mio, mi ha pigliato un giro con le mani. Mi ha pigliato un giro con le mani, figlio giro mio, capito? Se mi è stato buono giù per i giorni, poi non si è scesa alle case nostre, se mi è venuto. Le altre persone davanti a te, finita la guerra, le incontravate? Sì, però, sai figlio mio com'era? Era saurete, che non capiscevo niente. Che se la non capiscevo proprio niente più. E per la guerra si è venuto ognuno nelle cose nostre, hanno salutato giustamente che il guerra mi aveva e basta.
cazzo stiamo con questo? Io non li conto nemmeno più. Certo, però, bello spreco. Tutto sto tempo per tirarli su, poi via. Ma sopprimerli? No? Ci hanno già pensato. Ma niente, questi sono duri, ecco, riascei. Oh, ritornano sempre a galla, come le malattie. No, è meglio abbandonarli così. Tanto poi qualcosa fanno, qualcuno li adotta, lo trovano. Ce la fanno, dai, ce la fanno. Questi hanno studiato, eh. Sono stati selezionati. Mazzo, quanto sono grossi. Bah, è tutto quello che hanno studiato. C'è una testa, sto qui. E si erano qui in tale. Dirò, ma se vuoi si dispiace pure. Ma non potevamo fargli un annuncio? Ma certo, ma pensi che io sia un dilettante? L'ho fatto. Aspetta qui. Tutto a posto. Eccolo. Guarda. Tra 5 minuti ha trovato casa. Forza. Sorridi. E non fare casino, che tanto non ti sente nessuno.